saluto con molto piacere, lo ritrovo, insomma, voi sicuramente lo seguite tutti i giorni, ma io da un po' che non lo sento in diretta. Davide Biocchi, ciao Davide, buongiorno. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie Emanuele, un saluto a tutti i telespettatori. È un piacere ritrovarti, naturalmente io seguo sempre le tue analisi e mi piacerebbe adesso che insomma, in qualche modo le condividessimo con i nostri amici. Ti chiedo insomma una prima panoramica del mercato, Davide, e peraltro ci risentiamo in una settimana decisamente importante. Direi in una settimana significativa perché guarda, lo scorso venerdì poi i posteri diranno se quel fatto che fosse venerdì 17 aveva qualche implicazione anche da questo punto di vista, cose alle quali io non credo, ma che sono curiose. Ecco, è successo questo, è facile nel mondo della finanza che in uno di quei quattro giorni più importanti dell'anno, che sono le scadenze delle tre streghe, quelle trimestrali, il terzo venerdì di marzo, giugno, settembre, dicembre, i mercati trovino lo spunto per ridare linfa a un trend oppure per terminare un ciclo, no? Ecco. E allora il timore che mettendo insieme quello che è successo a livello politico, geopolitico, il contesto cinese, il probabile, chissà, contesto di tapering a cui andremo incontro in questa che è la settimana delle banche centrali, perché si riunisce la Fed, ma si riunisce anche la Bank of Japan, la Popular Bank of China, la banca, diciamo, la Bank of England. E diciamo così, in quest'alveo anche la banca centrale svizzera si pronuncerà sui tassi di interesse, quindi è la settimana proprio delle banche centrali ed è un contesto particolarmente importante. Se vuoi possiamo fare anche una specifica sull'Open Market Committee, cioè su che cos'è, come funziona, perché questo fa capire a chi ci segue il perché sia così importante questo, certo, particolare momento. Direi di sì. Allora, l'Open Market Committee che cos'è, Emanuela? È, lasciami dire per capirlo in maniera facile, no? È che ci sono tante Fed locali, no? C'è tanti uffici delle Fed locali dal punto di vista, diciamo così, dell'osservatorio finanziario, economico-finanziario, quindi c'è, non so, la Fed di Filadelfia, quella di Chicago, quella di Boston, ovviamente, e poi c'è il presidente, no? E tutti questi soggetti che sono a capo delle Fed locali si riuniscono in questo Open Market Committee, quindi in un comitato aperto, dove vanno e discutono di temi di politica economica e finanziaria, perché ricordiamo che la Banca Centrale Americana, differentemente dalla BCE, ha come mandato di perseverare, diciamo, nel controllo dell'inflazione, di tenerla sott'occhio, ma anche di arrivare alla massima occupazione per i lavoratori americani, quindi ha anche una componente dell'economia fondamentale. Ecco, c'entra niente la materia, ma è come se in Italia si riunisca una grande conferenza delle regioni dove c'è un presidente che è Powell e tutti gli altri votano per dire facciamo una cosa, facciamo un'altra. Così succede nella Fed. Sì. C'è questo committee che dura un paio di giorni, dopodiché prende le decisioni, Powell fanno il comunicato e poi Powell va in conferenza stampa e ne parla con la comunità finanziaria, le parla con i giornalisti che fanno le domande. Ebbene, la cosa importante, la cosa molto molto importante è che praticamente dopo un po' che c'è stata questa situazione, la Fed dà le minute. Cosa sono le minute? Sono i verbali, come quando si fa l'assemblea condominiale, dove si dice chi ha detto cosa e chi ha fatto cosa, e dalle ultime minute è emerso che la maggioranza dei membri era già favorevole al tapering a luglio. Certo, poi di mezzo c'è Vero. Stata la pandemia che ritorna della variante Delta, poi ci sono alcuni temi, il mercato dovrà approfondire, ma in realtà questo è già un dato fondamentale. Noi sappiamo attraverso le minute della Fed che già a luglio la maggioranza dei membri era favorevole a un tapering. Chissà ora, ed è questo che il mercato aspetta, con Evergrande il vero tema della settimana. Bravo, anche quello, assolutamente, ne abbiamo parlato anche prima. Infatti, rispetto peraltro anche al board della Fed, da un po' che stiamo vedendo proprio qualcuno via via distaccarsi, no? da quello che era il concetto di no, manteniamo la politica monetaria accomodante, e quindi una unanimità che via via si è fatta sempre meno evidente. Adesso chiariamo
È chiaro che sia così, scusami, perché a novembre si dovrebbe partire, però insomma sarà interessante. Ecco, ma il mercato sta già scontando comunque, Davide, come sempre fa, no? Le notizie, ma quanto secondo te ha già scontato rispetto a queste decisioni che le banche centrali poi cominceranno a prendere? Ma guarda, diciamo che magari io condivido anche un po' lo schermo, così lo faccio Certo, vedere. assolutamente sì. Secondo me questo quanto lo si può vedere bene, soprattutto se si va a guardare il grafico del Russell, no? Il Russell, lo vediamo qui, è l'indice americano delle piccole e medie imprese, diciamo così lo chiameremmo noi, no? Quindi è la street economy americana. Qui dentro non ci sono, cioè. Qui non sta parlando di Apple, Microsoft, Facebook, cioè non sta parlando di quelle società che poi fanno il business su scala globale. Qui si sta parlando della street economy degli Stati Uniti. E il Russell è da inizio anno che è in un contesto piuttosto chiaro. Qui si va su, ok, e poi si lateralizza da inizio 2021. Questo è un dato di fatto inequivocabile, è qui, è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. Ecco, proprio questa situazione, cioè proprio il contesto di dove è il Russell ora e di cosa succede, ci fa pensare che i mercati possono cambiare scenario. Vedi qui come fino a un certo punto si è saliti in maniera impunita e poi si è andati in laterale. Questa cosa sull'S&P 500 invece non è successa. L'S&P 500, anche grazie al fatto che sotto i riflettori qui i soldi arrivano, e c'è stato un pattern, no, che io chiamo Don't fight the Fed, non metterti contro la Fed. Tutte le volte che il mercato va giù, guai a mettersi contro la politica delle banche centrali, il pattern era buy on dip, cioè compra il tuffo, vieni indietro, compro, vieni indietro, compro, vieni indietro, compro, sempre così. Questa è una cosa significativa. Questa volta però sembra che non stia funzionando, perché questa volta il mercato è tornato indietro, vedi tutti i pattern recenti, questo pattern Don't Fight the Fed che mi sono inventato, no? Ecco, qui il Don't Fight the Fed per ora non si vede, anzi, avesse dovuto vedersi, doveva manifestarsi qua, in quest'area, qui no, non si vede più, quindi attenzione perché i mercati magari stanno un po' cambiando pelle, il che non vuol dire che si crolla, ma magari ci si infili in un tunnel. Tipo il Russell, dove te ne vai in laterale per un tempo lungo, perché finché non c'è una vera alternativa, rimane quel contesto, there is no alternative all'azionario, e quindi si continua a comprare le azioni. Però sai, il fattore Evergrande potrebbe anche far aumentare i rendimenti sul mondo corporate dei bonds, perché gli investitori potrebbero spaventarsi un po', no? E di Certo. conseguenza, aiutato anche dal tapering, potrebbero aumentare anche un po' i rendimenti dei bonds governativi. Più aumentano quelli e più c'è un rischio che prima è molto blando e poi pian piano che i rendimenti aumentano si fa più significativo, che ci sia un travaso dall'azionario all'obbligazionario, e questo sarebbe, come dire, il significato di dire che i mercati sono un po' arrivati, forse un po' alla frutta, no? Insomma. Beh, allora sì, tu infatti hai detto che il mercato potrebbe cambiare pelle, addirittura dire che potrebbe arrivare la frutta è ancora più forte, però chiaramente dobbiamo mettere in conto che è da tanto che parliamo di record, di massimi, insomma, quindi evidentemente no, un riassestamento ci deve essere, Davide. Poi ecco, no, non sappiamo ancora di quale entità, però in una certa misura è assolutamente fisiologico, mi verrebbe da dire, no? Beh, sai, diciamo questo, che questo mercato ha sostenuto i rialzi, soprattutto dell'S&P 500, grazie a quell'aspetto per cui si poteva continuare a pensare, a riflettere che, come posso dire, gli utili in America potevano continuare a crescere e questa crescita era sostenibile. Evidentemente oggi noi ci troviamo in una situazione dove il timore degli analisti è che si è un po' arrivati da questo punto di vista, non ci sono più grandi spazi. Esemplare è il grafico di Google, no? Perché Google cosa ha fatto? Scusami, di Amazon, perché Amazon cosa ha fatto? Ha presentato a luglio una trimestrale ottima, il che però significa non stupefacente, cioè ottimo è una cosa, stupefacente è un'altra cosa. Allora, finché tu sei stupefacente, allora il mercato ti viene dietro e continua a salire. Se non sei stupefacente, cosa succede? Vedete, per quasi un anno Amazon era andato in un trend laterale, poi improvvisamente tra giugno e luglio
era andato in breakout di questo livello. Arriva la trimestrale, che è ottima ma non stupefacente, eccolo qui il gap down e si ritorna dentro un range. Ecco, se questi grandi colossi continuano a fare ottimi affari, il che è bene, ma non riescono più a stupire sempre ulteriormente, ecco allora che il mercato perde un po' uno dei pochi motivi che giustificava questi multipli che altrimenti non avrebbero senso. Certo. Davide, c'è un messaggio, così almeno la mia sì. prossima domanda è chiederti se ci sono dei titoli in particolar modo che ci vuoi evidenziare o comparti in generale che secondo te, nonostante questo nuovo periodo dei mercati, lasciami passare questo termine, insomma, non so se sarà un nuovo periodo dei mercati, ma forse sì, no? È quello che stavamo dicendo, magari possono essere interessanti. Allora, Fabrizio vorrebbe sapere da te come vedi TOTS e un'analisi, insomma, e Banca Popolare di Sondrio, questi due titoli. Ok, allora, per quanto riguarda TOTS, diciamo che il titolo è inserito in un trend negativo, credo dopo che c'è stato quel momento, lasciami dire, un po' di euforia, anche legato al fatto che, se non ricordo male, la Ferragni è entrata nel board, insomma c'è stato un. Certo, aveva avuto questo rialzo incredibile. Peraltro, scusami, apro e chiudo parentesi, Tozzi aveva mantenuto per un po', no? Un buon riscontro dopo che Chiara Ferragni è entrata nel consiglio di amministrazione. Non è successa la stessa cosa a Safilo, non è entrata nel consiglio di amministrazione, ma parteciperà alla collezione di occhiali da vista e sole con il suo marchio, eccetera. Dopo 3 giorni c'è stato un calo, dopo il rialzo invece immediato legato all'annuncio. Questo per dire, non c'entra nulla per quello che ho detto, apro e chiudo parentesi, no? Però visto che stiamo guardando Tozzi, che spesso anche l'incursione di i cosiddetti influencer, testimonial, personaggi non hanno lo stesso effetto, dipende anche, anzi, Davide, tu lo insegni, credo, dipende soprattutto dai fondamentali dell'azienda e soprattutto da tante altre questioni che vanno a miscelarsi, no, insieme, non perché arriva la Ferragni di turno che insomma in borsa poi si hanno solo rialzi. No, beh, però vedi, vorrei raccontare, cioè vorrei dire questo, che Sì. si fanno in due, no? Ci deve essere una notizia e ci deve essere il mood, l'umore del mercato, ok? Ora faccio un esempio che c'entra nulla, perché in questo caso non si tratta di una barzelletta, ma se io ti racconto una barzelletta e tu ti sei di un buon umore, ridi. Se ti racconto una barzelletta e sei di pessimo umore, magari storci la bocca. Ecco, se io ti do una buona notizia e tu sei in quel mood per cui ti incendi con niente, evidentemente, allora può starci. Se io ti do una buona notizia, ma tu sei preoccupato, può passare in sordina, capisci? Ecco, Certo. la differenza principale tra le due cose è intanto l'impegno, che da una parte è solo come testimonial, dall'altra è più a 360 gradi in TOTS, ok? No? Essere membri del CDA è diverso che essere influencer, ok? Sì. E poi c'è il fatto che il mercato ora è in un contesto diverso da prima, come abbiamo detto, sta un po' cambiando il contesto e adesso il mercato comincia a tornare più attento a certi parametri. Ti faccio un esempio: a lungo si è saliti in maniera impunita senza mai badare a un fattore legato ai fondamentali. Chi guarda la borsa sui fondamentali nell'ultimo anno ha visto spesso il mercato scappargli via senza giustificazioni, quindi anche dandogli una certa difficoltà nel raccogliere i fatti. Bisognava turarsi il naso e comprare lo stesso, che non è un atteggiamento facile, no? Diciamo così, usando questo detto di Montanelli. Di fatto, però, quello che succede invece è che ora il mercato un po' sta tornando a guardare i fondamentali, ci insegna qualcosa tutta la vicenda attuale legata alle utilities, no? Che portano un'inflazione legata all'aumento del prezzo del gas quasi in tempo reale. Però poi per trasferirla all'utente finale, quindi per non essere loro che assorbono questa inflazione, no? Si trovano nei confronti del fatto che, siccome l'aumento è così importante, trasferire tutto quel costo sull'utenza diventa un problema politico. E quindi il tempo in cui tu potrai condividere con l'utenza quell'aumento a cui sei sottoposto da subito si dilata nel tempo, il che ti causa delle perdite. E quindi, se noi andiamo a vedere in borsa l'andamento di, che ne so, Italgas, Snam Rete Gas, Enel, A2A, Enel soprattutto, perché Enel è impattata anche dal fatto che in Italia sarà un caso politico, in Spagna per Endesa, sua controllata, che determina una fetta importante dei ricavi di Enel, invece lì hanno già pensato a livello governativo che chi vende Ok, l'energia per guadagnare meno,
e quindi questo si vede nel grafico di Enel in maniera molto pesante, no? Ecco, questo per dirti che il mercato sta tornando a guardare dei fondamentali. Esatto, infatti. E questo è un po' anche un modo di cambiare pelle, quindi si deve cambiare un po' l'approccio. Un titolo come Todd, dicevo prima, ha un allora grafico. Torniamo sul grafico di Davide, così lo vediamo. Andiamo a vedere Tods e Banca Popolare di Sondrio, che sono i due titoli che ci ha chiesto l'amico. Eccolo qua, prego. Sì. Grafico che scende in maniera preponderante, un trend discendente che va avanti da tempo, dall'inizio dell'estate, da giugno, e quindi direi che è un titolo su cui prestare, diciamo, grande attenzione, perché come posso dire, questo è il fatto. E poi andiamo a vedere la Banca Popolare di Sondrio, che fa parte di un settore che, con tutti gli effetti del risico, ha cercato un po' di pensare, ma non è mai riuscito a essere trainante, no? Il settore bancario. E Banca Popolare di Sondrio ti mostra che da novembre dell'anno scorso il titolo è salito molto, ma ultimamente si è inserito, come tante altre banche, in un trend laterale difficile. Sai qual è l'emblema delle difficoltà del settore bancario? C'è un titolo che a mio parere è bellissimo, se si vede il mio grafico, e spero lo si veda, dà l'idea, sì. Ed è Mediobanca, che guarda che roba, ha a 10 euro praticamente come una linea Maginot, non la supera mai. Guarda, sono mesi e mesi che ci riprova, e questo è un po' l'emblema delle difficoltà del mondo bancario, che arriva lì, è a un passo dal dire rubo la scena, però poi non ci riesce, no? Perché comunque è un settore difficile. Ti faccio un esempio. Pensa adesso, se i tassi rialzano un po', le banche tornano un po' a respirare, hanno modo di rifare un po' di business in maniera, per quello che è il loro cost business, prendere a soldi e prestarli ad altri con un delta di ricavo sugli interessi. Il problema però è che se i mercati finanziari vanno in difficoltà, smettono di fare utili da trading, una mano per dare, una per prendere, ma giri sempre attorno a quella roba lì. Già. Davide, ti ringrazio moltissimo per questa analisi e anche per la tua view. Ricorda il tuo contatto diretto se gli amici volessero mettersi in collegamento con te, poi naturalmente ci risentiamo presto sulle fonti. Certo. Facilissimo, davide@biocchi.it, la mia mail. Ottimo, grazie Davide, grazie mille, buona giornata, buon trading, buona operatività. Un saluto a tutti e grazie a tutti per aver